Oggi disegneremo una rana in un pozzo. Iniziamo! Grazie alla prospettiva è possibile raffigurare correttamente le tre dimensioni dello spazio, ossia la larghezza, l'altezza e la profondità. Salve a tutti, sono la professoressa Di Mercurio. Oggi disegneremo un pozzo in prospettiva con dentro una rana, un principe ranocchio che aspetta di essere liberato dall'incantesimo. Iniziate il disegno tracciando nella parte bassa del vostro foglio una figura a forma di mandorla. Aggiungete ai lati altre due figure uguali alla precedente ma più piccole. Completate aggiungendo dei particolari come gli occhi e le zampe. Stiamo disegnando una rana stilizzata, cioè semplificata. Con un colore più scuro tracciate delle macchie sia nel dorso che nelle zampe. Aggiungete una corona. Con la matita disegnate un cerchio nella parte alta destra del foglio. Da un punto di fuga posto al centro del cerchio fate partire delle linee che attraverseranno tutto il foglio. Fate poi delle curve concentriche al cerchio iniziale. È il momento di colorare i mattoni del pozzo, avendo l'accortezza di sfalsarli tra di loro, tra una fila e l'altra. Usate diverse tonalità di marrone. Per effetto della prospettiva i mattoni via via saranno sempre più grandi. Cancellate tutte le linee guida che non ci servono più e iniziate a lavorare all'interno del cerchio. Eseguite delle nuvole, ma anche della vegetazione, come alberi e fiori. Il lavoro così è finito, seguite la pagina Instagram e Blackboard per altri disegni.